quando fai questo lavoro, se così si può chiamare, metti in preventivo che ci possano essere degli infortuni, delle situazioni dove devi stare lontano dal campo, dall'allenamento per un po' di tempo. Questa era una situazione un po' particolare, è successo un po' l'imponderabile, ma devo essere sincero, ho trovato conforto nell'affetto della gente, nel sostegno della società, dei miei compagni e soprattutto dei dottori che mi hanno assistito. Quindi, al di là dello sconforto iniziale, subito ho intrapreso la strada dell'ottimismo e questo mi ha permesso anche di affrontare la situazione in un'ottica diversa. Come ho detto prima, è stato un periodo, brutto, ma grazie all'aiuto di tutte quelle persone che, mi sono state vicino, sono riuscito ad accantonarlo bene. Beh, quando ti viene una cosa del genere, stavo dicendo una cavolata. Delle volte magari può succedere. Perfetto. Quando ti succede una cosa così particolare, sì, perché. Bentornato, dottor. Bentornato, Anto. Ci sono dei amici nostri che volevano dire due parole a te. Bentornato, Antonio. Mi tocca sopportarti ancora, ma è un piacere. Ciao, dottor. So che stai per tornare e sicuramente tornerai più forte di prima. Un abbraccio forte. Ciao Antonio, finalmente torni a casa tua, questa è casa tua, non vedo l'ora di vederti parare tra questi pali. Sono contento che tu sia felice, sono contento di rivederti e spero di abbracciarti presto. Ciao! Un caro saluto ammirante, un ragazzo corretto, leale, educatissimo, che difende la porta del Bologna, società alla quale sono legatissimo, e quindi un grosso in bocca al lupo. Torneremo a sfidarci sui campi come da qualche anno a questa parte. Insomma, concludendo, bentornato Antonio. Ciao Antonio, sono contento che stai bene e puoi ritornare a fare il tuo lavoro. Ti auguro in bocca al lupo e vediamo in campo. Ciao. Ciao Anto, bentornato. Ti voglio bene, in bocca al lupo. Bentornato Antonio. Bentornato Antonio. Ciao Antonio, sono sicuro che sei tornato ancora più forte. In bocca al lupo per tutto, un abbraccio grande. Bentornato Antonio, sono contento che sia andato tutto per il meglio. Non vedo l'ora di riaffrontarti in campo e di cambiarci la maglia a fine partita. Un abbraccio grande, in bocca al lupo per il tuo rientro. Bentornato Antonio. Bentornato Antonio, un grande bocca al lupo. Bentornato Antonio, ti aspettiamo in campo. Ciao Mirantone. Mi presento per umiltà, perché tu mi conosci benissimo, conosce tutto il mondo. Piace come inizio, è per darti un po' di carica. Ciao Mirantone, ti volevo fare un grandissimo saluto, un grande abbraccio, proprio perché ti rispetto grandissimo, e te mi sono anche pettinato, non so se vedi la bellezza e l'eleganza. E niente, sono felicissimo perché mi hanno detto che tornerai finalmente a rotolarti sul Prato Verde e tutto questo. Veramente mi riempie di felicità perché sei un grandissimo portiere e sei una persona veramente speciale di cuore. Ti voglio tanto tanto bene e spero che ricomincerai tranquillamente il tuo percorso. Un abbraccio da Gigi. Ciao ciao. Grazie a tutti questi messaggi. Come dicevo prima, questo è uno dei motivi che mi ha dato forza per tenere duro, per non cadere nello sconforto in un momento particolare della mia carriera. Grazie a tutti i miei colleghi, ricevere queste testimonianze d'affetto e di stima. È motivo di commozione per me.